Viale Gramsci chiuso al traffico ed un albero di cartapesta alto 3 metri realizzato dall'associazione Carristi Fanesi che campeggiava nel mezzo della via erano i segnali inequivocabili che qualcosa di speciale stava per accadere. Infatti 70 e più scuole e associazioni hanno dato via all'evento che ha preso vita dalle 16 alle 20 nel cuore della città. Fano sempre più città dei bambini. Questa sembra essere la ferma convinzione di questa amministrazione e del suo sindaco che ha tenuto per sé la delega con il preciso intento di riportare in auge questo marchio di fabbrica Made in Fano. Io avevo sempre detto che un punto fondamentale del nostro programma era quello di rivalorizzare il laboratorio Fano Città delle Bambine e dei Bambini e di riportare questa iniziativa di questa giornata al centro della città in Viale Gramsci perché ha un significato importante. I bambini si riappropriano della città, delle strade e guardare questo viale con tutti questi bambini che giocano, che si divertono in modo intelligente e in modo costruttivo mi fa molto, molto piacere. Un pomeriggio carico di eventi. Alle scuole il compito di dare vita a tanti laboratori creativi, didattici e di disegno e manipolazione. Alle associazioni sportive di presentare le loro discipline in modo interattivo per far provare ai bambini quante più pratiche sportive possibili. Credo che questo sia, come dire, un po' il cuore di un lungo mese di eventi, di manifestazione che è già iniziato lo scorso 26 maggio e che continuerà fino al 21 giugno e che coinvolgerà ancora altri spazi, altri quartieri della nostra città, proprio perché vogliamo trasmettere l'idea che si può vivere Fano, la nostra città, con gli occhi delle bambine e dei bambini che non sono, come spesso si suol dire, i cittadini di domani, ma sono i cittadini di oggi, che già oggi ci possono dire come Fano può migliorare. La mostra che ha attirato tanto pubblico è stata Cose da giocare, con tanti giochi del passato e dove alla curiosità dei più piccini si è mischiato il ricordo dei genitori che hanno ripercorso le tante ore della loro infanzia passate su quei giochi presenti all'esposizione.